Buonasera amici di Rugby House, ultima puntata, avremmo voluto un finale diverso, certo, ma ci sono lati positivi su cui bisogna soffermarsi, che bisogna evidenziare, che bisogna celebrare, bisogna anche concludere una stagione che abbiamo vissuto intensamente insieme. Lo facciamo con tre protagonisti, tra i beniamini del nostro pubblico, tra i bersaglieri più amati, ovvero Matteo Ferro. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Poi abbiamo Edo Lubian. Edoardo, benvenuto. Buonasera a tutti. E Edoardo Ruffolo. Ciao capitano, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, allora partiamo da Matteo Ferro, perché la tua è una situazione un po' particolare. L'anno scorso siamo riusciti a recuperarti, alla fine quest'anno non ci siamo riusciti, e viverla da fuori penso che una partita del genere non sia assolutamente semplice. Sì, è anche vero che l'anno scorso mi sono fatto male a metà aprile, quest'anno alla prima semifinale, quindi recuperare era quasi un vero miracolo e non ci siamo riusciti, però è stato bello provarci, è stato bello crederci fino alla fine, comunque ero sicuro che c'erano i miei compagni che stavano bene, quindi è giusto che abbiano giocato loro. E viverla da fuori è sempre brutta, poi vorresti fare qualcosa per i tuoi compagni che non puoi fare, ma sono stato vicino a loro, sono andato via con la squadra, ho fatto il water boy, quindi l'ho vissuta da un altro aspetto, però l'ho vissuta intensamente. Fa parte delle esperienze di un rugbista anche questo, ovviamente. Sì, speriamo sia l'ultima volta, quindi almeno quello. L'hai fatta, quindi. Questa l'ho data, quindi le prossime spero di giocarle. Uno che l'ha vissuta in campo è Edo Lubian. Edo, insomma, che dire di questa finale? È andata male, ci hanno surclassato soprattutto nel secondo tempo, sono stati più bravi. Ho fatto anche i complimenti a fine partita, perché non mi aspettavo una concretezza così elevata da parte loro, e niente, si lavorerà per il prossimo anno. Edo Ruffolo, diciamo che la battaglia ti ha lasciato qualche segno, insomma, sull'arcata, sul bacigliare destra, soprattutto che segno ti ha lasciato dentro questa finale? Sì, per quanto riguarda le botte non è un problema, ma ci avevamo creduto tutti, e anche nel primo tempo, e ci ha fatto male, però di tutte le finali che ho perso, questo parlo per, non so, magari per voi, però è quella che mi ha fatto forse un po' meno male, perché sono stati superiori e hanno fatto 6 mete e quindi niente, secondo me erano superiori, quindi l'amarezza c'è stata, però ho visto tutti che hanno dato il massimo, nessuno si è risparmiato e mi ha lasciato un po' di amaro in bocca, però meno di quello delle scorse volte. Ecco, ripartendo da te Edo, c'è da dire che Rovigo ha preso molto bene, seguendo penso al 100% quello che era il game plan, sfruttare qualche occasione, le occasioni che insomma sono giunte sono state concretizzate al massimo, poi probabilmente quella meta che loro fanno, quel calcio di spostamento di Minozzi che non esce, un po' troppo leggeri lì, e lì si è invertita l'inerzia immediatamente del match e poi abbiamo fatto fatica a riacciuffare i Calvini. Sì, abbiamo perso secondo me per episodi, perché noi stavamo facendo il gioco, il piano di gioco, lo stavamo portando calcio di punizione, andavamo ai pali, loro hanno avuto queste due occasioni e hanno segnato. Noi abbiamo avuto forse alcune occasioni, non abbiamo segnato. Se io riuscivo a prendere quella palla per lo flood di Perry, forse andavo a segnare, sarebbe stata un'altra meta. Però qui sì, qui ma non si va da nessuna parte. Però loro, le loro occasioni le hanno finalizzate. E quindi dopo è stato difficile recuperarle. Ecco, Edo, la battaglia è stata forte nei punti d'incontro, loro veramente anche molto fisici, molto reattivi, non è stato semplice arginarli, appena abbiamo lasciato lo spazio loro di esprimersi un po' di più, hanno fatto breccia alla nostra difesa e hanno aperto la forbice. No, beh, il primo tempo l'avevamo condotto per me bene, perché per il primo mezz'ora di gioco siamo stati nel loro campo, abbiamo segnato 12 punti, poi quegli episodi un pochettino la concentrazione è venuta meno, dopo il secondo tempo eravamo partiti bene, però ci hanno fatto una meta di drive che ci ha un po' colpito nell'orgoglio e poi da lì sono saliti in cattedra i loro tre quarti, che avevano una grande qualità, era da tanto tempo che non vedevo quella qualità ad estremo come Minozzi, anche a 10, che hanno fatto veramente la differenza,
E lì dopo è difficile sistemare perché ti fanno due mete, una anche di intercetto su De Marchi, e lì un pochettino la concentrazione è venuta meno, non la concentrazione, credo la motivazione. Vabbè. Era difficile sicuramente trovare le soluzioni in quel momento in cui tutto, ovviamente la dinamica del match stava andando verso Calvisano. Matteo, non so se sei d'accordo con me, è ovvio che Rovigo aveva già affrontato Calvisano quest'anno, perse entrambe le partite. Rovigo, per battere quel Calvisano, oltre gli episodi, avrebbe dovuto avere tutti gli effettivi sicuramente al 100%. Avevamo qualche problema in prima linea perché Mucignaz, già dall'infortunio del plebiscito, non era al 100%, De Jacques si sapeva. Poi in un reparto che è stato costellato agli infortuni quest'anno, come i centri, abbiamo avuto anche il problema di Rosco, per cui è venuta anche meno quella sicurezza. Sì, non dimentichiamoci che comunque non abbiamo avuto Joe Van Niekerk per tutta la stagione, quindi sì, è vero, non siamo arrivati in finale al 100% delle nostre potenzialità, un po' per le fatiche del derby, che comunque è stata una partita molto tosta che si è fatta sentire, perché la prima sotto la pioggia, comunque una partita chiusa, quindi molto dura fisicamente, la seconda sei sempre una partita di rugby, quindi non puoi mai tirarti indietro, perché appena molli un po' la concentrazione rischi di subire un cappotto, e volevamo vincere a Padova. Forse non sapevo mai, magari con tutti gli effettivi magari il divario era un po' meno ampio, magari potevamo vincere, non si sa mai, è andata così. Quest'anno è stato un po' sfortunato sotto il punto di vista degli infortuni. Joe si è fatto male in prestagione, poi è rientrato, ha giocato 12 minuti, si è uscito su, cioè è stato un anno un po' sfortunato, quindi purtroppo è andata così. L'anno prossimo speriamo di aver pagato quest'anno per gli anni prossimi. Io non ho menzionato il tuo infortunio, Matteo, perché probabilmente il reparto di seconda terza linea nella nostra squadra è quello maggiormente coperto. Sì, forse era quello più coperto, esatto. Certo. Davanti è vero, Mucci ha giocato con un tendine del bicipite lesionato, Jacques con una subluxazione acromio-claveare di secondo grado. Anche lì sono stati fatti due miracoli per farli scendere in campo, perché la coperta era un po' corta, e tanto di cappello a loro che sono scesi in campo in queste condizioni, però poi gli scontri di Calvisano si sono fatti sentire e hanno retto fin quanto hanno potuto. Andiamo a vedere gli highlights di questa finale 2017 fra Patarò Calvisano e FMC Z Rugby Rovigo Delta. Buon rugby a tutti, è la festa del rugby italiano, la finale scudetto 2017, ancora loro. I protagonisti di questo campionato sono Patarò Calvisano e la FMC Z Rugby Rovigo Delta. Prova la percussione, il trenatore sudafricano Lucio Rodriguez, Roscoe McCann un po' fermo. Palla è difficile, che presenta la rincorsa dell'estremo rosso-blu. Centri pali, bandierine su, Rovigo avanti 3-0. Incidente Mucignat, Boggiani la prende, la strappa Edo Lubiana, il drive rossoblu che non ha un grande avanzamento in questo momento, però il pallone resta dei bersaglieri. Placaggio, lasciala uscire. Mucignat in difficoltà. Ah, ok. Andiamo, ma può entrare solo con una prima il fisio e il doc sono entrati a dare aiuto. Andiamo al sinistro rossoblu. Nel frattempo parte Stefan Basson. La distanza è notevole, la direzione è buona. Bandini su, Stefan Basson, 2 su 2. Al gioco del risultato. Dalla base Chillona, la penander su Pier Bruno. La salita di Torres, Edo Lubian, l'avanti di Novigio sulla pressione di... Giocatore sudafricano, decima stagione in rosso-blu per lui. Dritta sicura in mezzo ai pali, Rovigo più 9. Il numero 12 Calvino, altra fase con Novigio, un kick dietro l'L1, Torres la prende, scarica una brutta palla per Chiloma, riesce poi ad imbastire una trama con Denis Majstorovic, cerca un sostegno, Chiloma potrebbe attaccare lui, pallone difficile questo, deve esserci la pulizia a parte del Rovigo il prima possibile. In realtà ancora in disciplina di Calvisano. Rovigo avanti 9-0 qui al Pata Stadium di Calvisano. Prende la rincorsa Basson e anche questa la mette, bandierine su, Rovigo avanti 12 punti. Stava dal punto in cui Rodriguez aveva calciato l'ovale. Il pallone non esce, il pallone non esce. Rovigo dorme un po' ed è il primo Giammarioli a buttarsi su questa
palla vagante. Qui Rovigo deve mettere più attenzione, Semenzato va a innescare Tuivaiti, adesso Andreotti, messo giù da De Marchi, altra fase, Cuca Cavalieri è da solo, le mani di Boggiani, Enrico Lucchin prova a scappare, Enrico Lucchin mette in mezzo ai pali di Enrico Lucchin, rimbalzato qui in mezzo al campo e Calvisano ovviamente ne ha approfittato. Dei tre quarti, Calvini, Minozzi prova uno scalino e se ne va l'estremo Calvino, semina il panico Minozzi, cerca un sostegno che non c'è, prova lui il pallone per Andreotti che va in meta, mette il Calvisano e mette anche la trasformazione up and under di Chillona, la corsa di Torres in avanti di Bruno, gioca Edo Ruffolo, ancora vantaggio e ancora vantaggio con De Marchi, dà continuità Alberto Chillona, Alberto Chillona prova ad andare lui da solo, prova ad andare lui da solo, messo giù le mani su questo pallone a parte del Calvisano, prova Rovigo a pulire al largo, se muove l'ovale Rovigo potrebbe far male, c'è uno più al largo sull'Audi destra, impressionante per Rovigo. PJ Parker in avanti, quella, ma c'è stato proprio un giocatore. Vediamo Parker. C'è un giocatore 13 bianco. Con quei minutaggi lì arriva a dove fare il cambio. Edo Lubian, Menino di Mischia e Chillona al posto del tallonatore, quindi custodiscono entrambi i lati. Conquista del Calvisano. Buono l'abrivio del Calvisano. Sta andando il Calvisano. Dentro linea di meta il Calvisano. C'è la meta del Pataro Calvisano. Tra Rovigo e Calvisano, Rovigo un calcio, Calvisano però ha la terza meta. E Minozzi è in palla, è in palla. La giocata, Ruffolo, Chillona, Lubian. Buona lettura da parte di Novigio sulla chiamata rossoblu che mette pressione al conterraneo Lucio Rodriguez. Fai silenzio, la palla è sempre disponibile. Brutta palla per De Marchi, palla viva, attenzione, se ne va Minozzi, se ne va Minozzi, quel diavolo di Minozzi e l'ex Valsugana va per la meta del Calvisano. Minozzi alla conversione, mette anche questa, ancora Calvisano con Novigio, un kick dietro la linea difensiva, arriva alla meta del Calvisano. A partiamo a fuori. Non sono così 65, legati al mondo 65. Del rugby. Il termine, l'aggettivo ignorante è una qualità. Vuol dire la cosa bella qui del Pata Stadium, amici telespettatori, è che entrambe le tifoserie. Intanto buco di Jimmy Tuivaiti. E adesso ancora Calvisano, pericolosissimo. Altra fase, la meta. Che numero. In questa finale 2017, Minozzi converte ai propri giocatori, ai propri beniamini, e questo è un grande spettacolo per il mondo del rugby, per cui bene così. Intanto Lea Mantelli, Barion, va ad apparecchiare la tavola. Per Guido Barion che va a segnare la meta rosso-blu e con il drop di Stefan Basson che sicuramente non sbaglierà, andrà 43 a 22, va a Calvisano, e qui dicevamo i tifosi non stanno facendo mancare il proprio appoggio. Intanto Mantelli, buco centrale, Lucio Rodriguez gioca fuori, Stefan Bassona, Denis Maestorovic, Guido Barion prova ancora lui. La prossima interruzione, Serafina, bravo Biffi. Biffi, punto, o meglio break di Giacomo Biffi, che trova un intervallo interessante e porta a 27 lo score del Rovigo, che con la dimostra che ha una grandissima confidenza con questo gioco. Arriva il drop di Mantelli, per cui finisce la finale 2017 con la vittoria del Pataro Calvisano. Dopo aver visto le immagini comunque di una grande festa dedicata al rugby, volevo fare l'ultimo passaggio riguardante appunto questa finale 2017. Matteo, secondo te qual è stato il momento chiave del match? Ma penso sia stato gli ultimi 10 minuti del primo tempo, quando Calvisano ha segnato due volte e si sono portati avanti di due punti. E andare a fine primo tempo con un vantaggio di due punti, quando hai fatto fatica tutto il primo tempo, ha dato sicuramente tanto morale a loro, ne ha tolto tanto a noi che per 30 minuti hanno fatto una partita perfetta sotto il punto di vista disciplinare, colpendoli proprio sulla disciplina, sull'attenzione nei punti di incontro, nei placaggi e tutto.
e sei lì in quel momento lì. Loro hanno preso tantissimo morale perché segni due mete sotto i pali, una la segna l'ex, sei, ti dà tantissimo morale e entri in campo secondo tempo con comunque con tanto più entusiasmo rispetto a noi che abbiamo subito una bella botta. Ecco, Edo? Io invece penso alla meta di Minozzi quando ha fatto l'intercetto su De Marchi, perché si perde il pallone Andrea, lui sì, lì eravamo nel loro campo, vabbè che avevamo appena subito una meta, però ci stavamo provando, eravamo lì, li avevamo schiacciati nei loro 22, eravamo meno 6 penso in quel momento, meno 6 sì, e se lì invece di segnare lui facevamo multifase e magari portavamo dei punti, cambiava un po' la partita. Lì invece ha segnato Calvisano e quindi un pochettino anche la testa, come è inevitabile, viene a mancare, e da lì hanno cominciato a giocare loro, hanno preso il predominio anche sulla miscoordinata, quindi ci hanno tolto una fonte del gioco. E da lì diventa tutto più difficile risalire il campo, andare a segnare da loro. Edo, Ruffolo? Sì, anche per me. Lì quando, come ha detto lui, stavamo cercando di riprenderli e abbiamo ripreso la meta e ci ha segato un po' le gambe. Poi dopo, come ha detto, abbiamo perso alcuni punti di riferimento come la mischia, la touche non era andata troppo bene. Abbiamo perso un po' la fiducia. Però non abbiamo mollato, infatti. Sì, anche le ultime due mete, per carità, il risultato era acquisito, ma la dimostrazione di non voler mollare e onorare questa finale c'è stata fino alla fine. È stato un parziale un po' diverso, e comunque Rovigo, anche la finale persa 2011, era avanti 14-3, poi si è fatto rimontare. La finale 2014, 17-0, poi ci hanno rimontato. Questa è una finale completamente diversa. Questo 12-0 probabilmente, sotto certi aspetti, poteva valere molto di più, ma concretamente ha avuto un valore minore rispetto a questi gap più ampi, perché diciamo abbiamo dovuto sfruttare il massimo a disposizione, mentre loro poi appena è allentato un minimo ci hanno fatto decisamente male. Edoardo, visto che Ruffolo, visto che hai il microfono in mano, c'è qualcosa che ti ha impressionato del Calvisano e qualcosa che ha impressionato della nostra squadra, dei bersaglieri in questa finale? Non parlo di pubblico, il pubblico lo affronteremo dopo. Ok, no, ma per quanto riguarda sì, la squadra è stata la costanza, perché ad esempio loro sono stati dei macini, loro hanno continuato fino a che noi un po' abbiamo perso. E questa è la loro costanza, secondo me è stata molto buona. Ad esempio, noi, come il nostro 12-0, noi abbiamo fatto 12-0, ma abbiamo lottato per arrivare a 12-0, loro hanno fatto due occasioni, meta, 14 punti. E anche lì dici, sì, allora ricominci, poi riprendi meta, è anche difficile. E di noi invece questa cosa qua, che non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre cercato di dare tutto, così. Fi a Parma è come dire caspita, ah. Giusto per giusto per tradurre. Edo. Loro, sì, come ha detto Edo, sono molto concreti, hanno impostato il loro piano di gioco dal primo minuto fino all'ottantesimo, sempre andando in touche, mai piazzando. Quindi una scelta, tra l'altro. Molto rischioso, infatti lo stavamo penalizzando. I primi momenti, quando vedevo due calci di punizione andavano in touche, ho detto ma cosa, sono matti? Infatti li stavamo punendo per quello, poi non so, loro bravi o noi un pochettino disattenti, ci hanno fatto queste due mete e poi da lì hanno continuato sempre con lo stesso piano di gioco e a tenerci. Qual è l'aspetto comunque positivo del nostro comportamento, cioè che ti ha impressionato della squadra rossoblu? Noi non abbiamo mai mollato, anche quando le cose sembravano certe a nostro sfavore. Quando perdevamo le mischie andavamo sempre a 10, però c'era quella voglia di combattere che una finale ci deve essere, e per me noi l'abbiamo messa in campo. E poi siamo stati, insomma, il gioco è così, vince sempre il più forte nel rugby, e per me hanno vinto loro e bravi. Ecco, è stata una finale diversa rispetto al solito.
a livello emotivo, anche la settimana scorsa, no? Qui con Stefano Bordoni, il presidente, diciamo che il pre-finale era molto più sereno, tranquillo rispetto agli altri anni. Sei d'accordo, Matteo? Sì, sono d'accordo, forse era così perché la classifica era diversa rispetto a quella degli anni scorsi, quando noi eravamo in testa con il vantaggio sulle altre, mentre quest'anno siamo arrivati terzi, quindi partivamo svantaggiati già in semifinale col Padova e siamo andati in finale, comunque penso meritatamente, perché abbiamo vinto entrambe le partite con grande merito. E è vero che siamo arrivati a, penso, 15-20 punti di distanza dal Calvisano in regular season, quindi sicuramente loro hanno fatto un campionato più costante rispetto al nostro, e forse anche perché avevano una squadra meglio fatta, più forte, più completa, quindi non partivamo con coi favori dalla nostra parte. Ci abbiamo provato. Questo ha cambiato qualcosa nella vostra testa? In realtà era un approccio più sereno. Ma come è stato praticamente il switch on, no? Dalla regular season, quindi da Viadana al Petrarca, mentalmente siamo cambiati completamente. Anche qua, sebbene la settimana sia stata molto tranquilla, anche non tantissima gente tra l'altro guarda gli allenamenti, per cui cosa easy. Il venerdì sera, quando siete andati in ritiro, già la mente era pronta, già eravate carichi? Beh, guarda, penso che la nostra mente ha iniziato a mettersi in modalità finale già dopo la partita col Padova. Abbiamo lavorato la settimana preparando la finale, quindi eravamo pronti, vogliosi di giocarla, avevamo voglia, quindi non è che perché si è arrivati terzi o non se ne parlava tanto, non l'abbiamo accusata, anzi l'abbiamo sentita la partita, perché comunque una finale giochi sempre un trofeo che per noi era l'unico dell'anno, quindi l'abbiamo sentita, sì, è vero che non c'era tutta questa pressione anche dalle parole del presidente che ha detto la settimana scorsa. Non ci ha messo troppa pressione addosso, però noi volevamo andare in campo per vincerla e siamo andati in campo per vincerla. Ecco, durante, o meglio all'interno del DVD, il film, il film dell'anno scorso, si parlava molto del ritiro di Albarella, di questa atmosfera veramente speciale che si respirava. Che aria si respirava a Montichiari, se non sbaglio, no? Edo. Beh, a Montichiari siamo andati con la giusta testa per andare a affrontare una finale, credo. Infatti se avessimo sbagliato l'approccio si sarebbe già visto dai primi minuti del match. Invece i primi minuti sono stati una squadra che era andata là per fare la partita, per cercare un piano di gioco ben preciso, e credo che fino al trentesimo ci siamo riusciti. Montechiari c'era quella giusta tranquillità per affrontare la finale, e credo che ci siamo preparati al meglio, perché Gio nella preparazione a queste partite importanti credo che sia il migliore, perché non ti dà pressione, però ti dà la giusta carica per affrontare il match. Quindi in campo poi dipende tanto, tanti fattori, comunque noi anche dallo spogliatoio a tutto eravamo pronti e carichi, poi è mancata nei momenti un po' più importanti della partita, è mancata quella giusta, non so, quel giusto in più che magari te la fa portare a casa. Quello che serve, insomma, per vincere. Sì. Edo, Gio, mi ricordo l'anno scorso, primo e secondo tempo, diede una scossa allo spogliatoio. Quest'anno come ha gestito l'intervallo? L'anno scorso sì, era entrato e ci ha detto 40 minuti ancora così e siamo campioni d'Italia. E no, è rientrato, eravamo sotto di due, noi avevamo appena preso questa batosta. E niente, ho detto di stare tranquilli e di continuare a fare il piano di gioco e di continuare. E dopo è andata così, però ci abbiamo provato. Sì, sì, quindi è stato un approccio diverso, sì. Però va tranquillizzato, proprio l'insegna della tranquillità. Sì. Se l'anno scorso va dato un po' una smossa, perché so che c'erano i muri, i vetri che tremavano, insomma, quando è entrato dal primo e secondo tempo, quest'anno tutto l'insegna della tranquillità e la serenità. Dopo aver parlato di questo pre-match, dell'atmosfera che si respirava in spogliatoio, è ovvio che dopo una finale i tifosi siano molto attenti, tra l'altro fra
qualche minuto qui allo stadio Mario Battaglini ci sarà la cena sociale con i tifosi, con tutti i giocatori, per cui insomma siamo pronti anche per condividere questo ultimo momento insieme della stagione 2016-2017. I tifosi, come da tradizione, hanno voluto fare delle domande ai nostri giocatori, non solo i tifosi, anche altri colleghi. Insomma, un po' di gente si è sbizzarrita. E la prima è per Edo Ruffolo, dice: ma perché sei sempre così serio nelle foto, Edo? Non è vero, l'ho letto anch'io, però no, rido spesso, l'unica che non rido è quelle che avete messo, che sono così. No, che tu hai fatto, no, che avete messo, adesso prendi le tue responsabilità. No, è la testina e bisogna... Se dici è ufficiale, dare ufficiale un po' il senso. Esatto. Giustamente. E poi c'è un certo George Jacob, che insomma saluta. Chi è questo? Giocava con noi fino a ieri, adesso, adesso ce lo dirà Bacchetti chi è, insomma. E dice: qual è il segreto della tua bellezza? Perché è un cretino. Perché c'è stato quello striscione a Padova che c'è scritto: Edoardo Ruffolo, sei bello come una metà ottantesima. Allora da lì non mi ha più mollato tutto il tempo a prendermi in giro, eccetera. Okay, non sopporto più. Bellissimo lo striscione, sei bello come una metà ottantesima. Veramente, bisognerebbe premiare questa gente. Complimenti per la creatività. E poi c'è Claudio che dice: ciao, sono un tuo fans. Posso sapere dove prendi i calzini? Un altro che se Giorgio è un cretino questo è. Signori, è l'ultima, ci stiamo lasciando andare. Ma no, perché c'ho sempre i calzini, sono bellissimi. C'ho più calzini che paia di mutande. Vabbè. Quindi mi piacciono un sacco e ogni volta mi dice qualcosa sul calzino. Diciamo che Claudio probabilmente non percepisce la tua sensibilità fashion di queste cose. Esatto. Perfetto. E poi per Matte Ferro. Ciao, sono un tuo fan, sei sempre quello di prima che non ama i calzini. Sì, quello esatto. Un po' cretino. Volevo sapere come mai ti lasci il ciuffo alla Donald Trump e quanto ti manca Bibi. Ma guarda, Claudio fa questo, Claudio, ho detto Ciccio per gli amici, fa queste domande perché è un po' invidioso, perché negli ultimi anni sta perdendo molti capelli e quindi molto spesso mi guarda i miei perché è un po' invidioso, diciamo, quindi gli piacciono i miei capelli. Non so se ha un po' di veneta dolce, questo non lo so, però mi guarda spesso i capelli, me li accarezza, quindi chiederemo. E poi c'è Willy, chiede a tutti e tre: cos'è mancato secondo voi per essere al pari di questo calvisano? Cosa avete pensato all'incessante coro dei tifosi rosso-blu? Questo è un aspetto che affronteremo fra qualche istante. Adesso entriamo, cos'è mancato a noi per battere Calvisano? A tutti e tre, per cui Edo, parti tu. Forse la continuità negli 80 minuti con il nostro piano di gioco e un pochettino siamo stati proprio surclassati alla fine nelle fonti del gioco, sia in touche sia in mischia. Lì c'è un po', ci sono mancati tanti palloni che avrebbero potuto cambiare l'inerzia del match. Edo Ruffolo. Per me sì, la concretezza. Come ho detto prima, loro hanno concretizzato quando hanno avuto un modo di segnare, loro hanno segnato, noi magari no, e quindi anche la concretezza. Matte? Ma penso che oltre agli infortuni anche un po' di fortuna nei momenti chiave, perché secondo tempo se nel buco di Alberto Chillon non riusciamo a far meta mentre loro fanno un fallo comunque tattico che forse andava punito con un cartellino o qualcosa di più, forse cambiava la partita. Negli episodi stati sfortunati, come nel calcio di Minozzi che rimbalza in campo e arriva alla terza linea e fanno meta con Enrico in mezzo ai pali, sai. Si è stati un po' sfortunati quest'anno sia negli infortuni che in alcune partite chiave. E poi sì, la costanza di rendimento che quest'anno ci è un po' mancata rispetto agli anni passati, dove facevamo periodi molto buoni e alternati a periodi e partite un po' meno buone, quindi... Tra l'altro, oltre a questa meta, o meglio, di questo placcaggio su Chillon, si è parlato anche molto dell'offload per Andreotti con la seconda meta, avanti, non avanti, insomma, sì. Se ne è parlato abbastanza. Era dubbia, era al limite, insomma, poi l'arbitro Mitrea ha avuto l'ok da Liperini, per cui non ha nemmeno chiesto. Voi avete chiesto in campo, no, del TMO? Sì, abbiamo chiesto, ma secondo me era regolare. Io ero un po' in linea, e era in linea. E poi secondo me il gesto era verso il dietro, quindi era difficile anche era lì. Difficile, però intanto che c'era poteva chiamarlo il TMO, certo. Intanto che ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo tutto l'anno, una finale puoi chiederlo. Certamente. Allora facciamo
un'apertura importante su quello che è stato un aspetto sicuramente positivo, positivo forse dir poco, splendido, di quello che è successo a Calvisano sabato scorso. Un grande spettacolo di rugby, l'abbiamo sottolineato più volte, c'è a dire che anche i supporters del Calvisano sono stati veramente calorosi, più di quanto non succedesse in passato. Però a prescindere ovviamente dai tifosi calvini, che va il nostro rispetto, c'è da menzionare quello che è stata la onda rosso-blu, che veramente negli ultimi 15 minuti ha dato uno spettacolo forse senza precedenti. Matteo, cosa dici? Sì, no, è vero, io ero lì a bordo campo pronto a entrare in campo e portare l'acqua ai miei compagni. Che sei stato richiamato a un certo punto per dire... Sì, ho preso tante di quelle parole dal quarto e quinto uomo inizio partita, perché non conoscevo bene le regole del water boy e appena l'arbitro fischiava io entravo per portare l'acqua, appena c'era un momento fermo, perché comunque la giornata era caldissima, i ragazzi erano caldi, ogni tanto lanciavano le borracce e mi dicevano non puoi lanciare le borracce e fatele portare qua e là, e ho preso un sacco di parole. E niente, questi ultimi 15 minuti ero lì che ero pronto ad entrare, e sono stati 15 minuti dove il pubblico non ha mai smesso di cantare, sono stati veramente emozionanti e toccanti. Penso di aver mai vissuto una cosa del genere dal campo, e era da un po' di anni che mancava questo entusiasmo che c'è stato per questa partita, nonostante stessimo perdendo. Quindi è questo quello che mi è piaciuto, che i nostri tifosi ci hanno sostenuto, ci hanno ringraziato, hanno apprezzato i nostri sforzi nonostante il risultato parlasse a favore di Calvisano. Edo, tu nell'intervista a caldo sul palco delle premiazioni dici il vero cuore rosso-blu sono loro, cosa che ti ha impressionato? Sì, veramente mi ha impressionato, perché eravamo sotto anche di 30 punti e loro continuavano a cantare, a inneggiarci, è stato veramente toccante e li ringrazio, perché non si può fare altro, e la maglietta che indossiamo non sarebbe niente senza il loro contributo. E quindi... Niente senza di voi, quindi l'hashtag è pienamente azzeccato. Pienamente azzeccato. Edo, tu in conferenza stampa hai proprio parlato di questo, anzi era quasi finita conferenza stampa, hai dovuto fermare i giornalisti per proprio fare un ringraziamento ufficiale ai tifosi, e cosa apprezzatissima, ma anche Gabriele Morelli, tra l'altro, nella prima intervista a caldo, appena finito il match, ha detto bello vincere, ma di fronte a un pubblico come quello rodigino è stato un qualcosa di incredibile, impensabile. Sì, no, infatti era quasi invidioso di non avere un tifo come probabilmente noi anche, sì, 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 sì. E no, infatti ci tenevo tantissimo anche lì in conferenza stampa a ringraziarli, perché era stato veramente bellissimo. Facciamo nell'ultimo quarto d'ora, sentivo cantare, facciamo un'azione, dopo si perde un po', finiva l'azione e sentivo ancora cantare, giocavamo e cantare, era stupendo, te l'ho detto a te dopo la partita. E l'anno scorso è stato bellissimo, abbiamo vinto e l'emozione era grandissima, ma un'emozione è molto similare a questa qua. Abbiamo perso i 30 punti e loro c'erano. E dopo, infatti spero, come ti ho detto, che adesso che ci abbiamo messo tanto a far sì che loro vengano, che stiano vicini alla squadra, che prossimo anno incomincino con noi, e anche noi cercheremo tutto il tempo ancora di tenerli vicino. Si parla come di una relazione di coppia ormai, giocatore di rugby e tifoserie, bisogna cercare di corteggiarli per portarli a casa ancora. E beh, insomma, questo però è una bellissima storia, una bellissima storia di rugby, di sport. È stato un evento veramente venuto bene, perché posso darvi qualche dato in maniera ufficiosa, ma insomma, siamo quasi vicini all'ufficiale, non so nemmeno se voi lo sapete, la diretta in streaming sia su The Rugby Channel, sul Facebook di The Rugby Channel, e essendoci anche la diretta su Repubblica.it, ovviamente ha 300.000 view, insomma sono numeri pazzeschi, e questo è un bel segnale per tutto il movimento e anche la tranquillità fra entrambe le squadre, fra di voi in campo. Mi viene in mente quello che dice Morelli, ma anche Costanzo che ferma un'intervista per abbracciare Stefan Basson. Sono cose che fanno il bene del nostro sport, come quello che tu hai fatto, Edo, con Federico Torres, quando siete andati sotto la tribuna a prendere gli applausi, che sei venuto di qua, l'hai caricato, l'hai portato sotto. Insomma, sono quei gesti che fanno bene, che in una storia d'amore come quella tra Rugby Rovigo e i propri tifosi non possono far altro che lasciare un retrogusto dolce. Ovvio che c'è un dolce amaro per la sconfitta,
ma ci sono dei punti importanti, forse, forse ancora più dell'anno scorso, come sottolineavate voi, per ripartire insieme, perché l'anno scorso c'è stato il successo, quest'anno c'è l'amore a prescindere dal successo, che è qualcosa di ancora più, più forte, più profondo, no? È una cosa veramente stupenda. E probabilmente da qualche minuto state sentendo dei cori sotto l'audio, e noi vogliamo chiudere un po' così questa stagione di Rugby House, perché veramente a vincere sono stati i ragazzi. Non hanno vinto lo scudetto, ma alla fine la stagione è stata positiva. In pochi forse avrebbero scommesso su una finale, in pochi avrebbero scommesso sulla possibilità di vincere questo scudetto. Alla fine i ragazzi ci sono riusciti. Una cornice del pubblico del genere, come abbiamo sottolineato, è qualcosa di pazzesco, fuori, fuori da qualsiasi concezione del rugby italiano. Noi ce l'abbiamo, l'abbiamo messo in mostra, tutti i tifosi sono uniti, tra l'altro posse contemporanee, vecchie, altre generazioni, tutti insieme hanno cantato, hanno urlato, hanno sostenuto i bersaglieri in questa partita che non ha portato il titolo, ma ha portato ancora entusiasmo, ha portato ancora quell'amore di cui Rovigo ha bisogno per mantenere alto l'onore di questa maglia, l'onore di questo club che dal 1935 fa sognare Rovigo e non solo. Grazie Matteo per essere stato con noi, è sempre un piacere. Ciao, grazie a voi, all'anno prossimo. Edo. Grazie a tutti. Ce l'hai la maglietta con la tua faccia, sì, vero? Sì, sì. Edoardo Rufolo, grazie. Grazie a voi. E con sotto l'audio di Ale Ale, Rovigo Ale, io volevo ringraziare ovviamente a Rugby Rovigo Delta per averci dato la possibilità di essere nelle vostre case ancora per questa stagione. Speriamo di aver fatto un servizio a voi gradito, per noi è sempre stato un onore e un piacere raccontarvi le gesta dei bersaglieri e conoscere meglio insomma i nostri beniamini. Il nostro ruolo è questo, ma lo facciamo con grande piacere. Volevo ringraziare Telestudio, Mary Alberti per il supporto tecnico, volevo ringraziare Alberto Gambato, Alberto Guerrini, Antonio Romeo e tutti coloro che sono passati e hanno contribuito a Rugby House di questa stagione, con la speranza ovviamente di vederci il prossimo anno. Vi auguro una buona estate e che dire, forza Rovigo!